Host 2021, ci troviamo allo stand della Custom, un'azienda italiana che realizza delle cose straordinarie per il settore dell'oreca e della distribuzione automatica, che ci verranno ora molto ben illustrate da Maurizio Bertolli, il responsabile commerciale dell'azienda. Maurizio, bentornato. Grazie Fabio, un piacere tutto mio di rivederti finalmente di persona e stare ancora insieme qua anche sui tuoi canali. Host 2021, lo stiamo dicendo ormai in tutte le interviste, è davvero la fiera della ripartenza. Il pubblico giunto qui è tantissimo, ormai stiamo praticamente replicando i numeri del 2019 e le aspettative e l'ottimismo sono alle stelle. Maurizio, che cosa presentate in questa edizione di Host? In questa edizione di Host abbiamo portato tante novità. Una delle più apprezzate sicuramente è il nostro Green Mate, questo chiosco che Custom ha realizzato veramente in pochissimo tempo per il controllo del Green Pass nell'accesso in tanti sistemi dell'hospitality, quindi quello che è la ristorazione organizzata nel mondo delle aziende, nel mondo del retail, quindi un chiosco completamente self-service che permette il controllo del Green Pass senza l'esigenza di un operatore in loco che fa il controllo del Green Pass stesso. Io direi un piccolo colpo di genio, perché le richieste piovute negli ultimi mesi, negli ultimi 2-3 mesi, cioè da quando è stato presentato questo prodotto, sono state ben al di sopra delle vostre aspettative. Hai ragione Fabio, decisamente sì, anche noi siamo trovati, diciamo, a rincorrere le tante richieste nei mercati anche più disparati, anche più lontani dai nostri tradizionali, ma devo dire che stiamo seguendo bene il mercato, stiamo anche continuando a innovare il prodotto con nuove richieste che ci arrivano e siamo soddisfatti, siamo contenti. Tra le cose bellissime, come dicevo prima, tra i bei giocattoli che voi realizzate, c'è quello alle nostre spalle, che è un utilissimo sistema di distribuzione di nuova generazione realizzato da una vostra consociata, la Amtec. Di cosa si tratta? Sì, questo è un prodotto interamente progettato e prodotto da Amtec in Italia, ci teniamo a rimarcarlo. Qui ad Host abbiamo portato un locker refrigerato, quindi con la temperatura controllata a 4 gradi, quindi abbiamo all'interno le sonde di temperatura, c'è il gruppo frigorifero verso il basso, c'è tutta la parte sempre sviluppata da Amtec del software, quindi sia il software di front-end lato utente che quello di back-end lato operatore. Ci integriamo anche con app, e-commerce, software di terze parti che possono gestire il locker in maniera completamente autonoma e gestirne quindi tutte le funzionalità di deposito e di ritiro del prodotto, del bene, del food delivery. Ecco, io finalmente posso dire, lo tocco di persona, lo vedo da vicino, ne ho sentito parlare, ho visto la presentazione di questo prodotto, ma appunto vederlo da vicino e toccarlo con mano è tutt'altra cosa. È un prodotto robustissimo e davvero molto molto utile. Sì, c'è molta più tecnologia di quello che sembra dall'esterno, che può sembrare un semplice, passami il termine, armadio. In realtà c'è tutto un controllo software di ogni singolo vano, se c'è il gruppo frigorifero c'è il controllo della temperatura per ogni vano, c'è tutta l'interazione con le app, c'è l'integrazione con i sistemi di pagamento, quindi col pagamento a bordo del locker o attraverso altri sistemi di pagamento elettronici, c'è il controllo attraverso delle webcam da remoto per fare la supervisione di quello che succede davanti al locker e tutta la diagnostica e il controllo da remoto per i nostri clienti, per il sistema integrato. Ma non vi siete fermati solo alla presentazione di questi due prodotti, che cos'altro avete presentato? Sì, abbiamo presentato sempre altri due prodotti, sempre qui progettati e prodotti da Amtec, anche questi interamente da noi in Italia, continuo a rimarcarlo, sono dei chioschi di self order, due soluzioni complementari, un Mate Up che è un touchscreen da 21 pollici per fare il classico self order con la possibilità anche di avere di fianco il pagamento e il resto in contanti, e poi un chiosco che sta veramente riscuotendo un ottimo successo, il cash kiosk V30
32 con uno schermo di un impatto importante da 32 pollici, con la possibilità di avere un piedistallo o il fissaggio a parete, che è sicuramente un chiosco di un impatto all'interno del punto vendita molto importante anche per gli aspetti di interazione verso l'utente. Maurizio, le nostre interviste servono innanzitutto per informare i nostri lettori, i nostri seguaci di tutte quelle che sono le novità presentate, fiere che non hanno purtroppo visto di persona, e dunque nel caso in cui desiderino avere maggiori informazioni ed entrare in contatto con voi per saperne ancora di più, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere senza alcun impegno? Certo, potete contattarci attraverso il sito di Custom, che quindi è www.custom.biz. Il nostro indirizzo email, quello diciamo generico, potete scriverci, è info@custom.biz. Ci trovate ovviamente su tutti i social più comuni, quindi non è difficile assolutamente entrare in contatto con noi. Infine, la tua impressione di questa fiera, è davvero quella la ripartenza? Insomma, ce lo auguriamo tutti, ne abbiamo bisogno sicuramente di ripartire, di avere tanto ottimismo e positività, però mi sembra che questa sia sicuramente, come hai detto tu all'inizio, sia sicuramente la fiera della ripartenza, ce lo auguriamo, ne abbiamo bisogno. Grazie Maurizio per il contributo e a prestissimo. A te, grazie Fabio, ciao a tutti.